tutto non sarà più come prima. Invece mi sembra che quello che... Sento proprio un disturbo. E chiedo alla regia di verificare i volumi dei microfoni, in particolare il consigliere degli angeli, e suggerisco agli angeli di abbassare un po' il microfono, se anche il mio fosse un po' alto. Ecco, prova così, grazie. Regia, per cortesia, verificate voi i volumi, grazie. Mi sposto di qua. No, no, prova da lì, avendolo abbassato, secondo me il problema forse è superato. Vai. Riprovo. Perfetto, sì. Sembra meglio, grazie. Nel frattempo è fuggito il presidente Fontana. Mi dispiace perché volevo condividere con lui alcune riflessioni e mi spiace che non sia già più in aula. Niente, speriamo che torni presto. Dicevo appunto che abbiamo iniziato le discussioni di questo bilancio e soprattutto lavorare nelle commissioni con la convinzione che tutto non fosse più come prima. Invece quello che vediamo dagli atti di questa giunta è che tutto è rimasto come prima, anzi peggio di prima, soprattutto quando andiamo a commentare e discutere alcune voci che troviamo in questo bilancio, perché sembra, e c'è proprio la sensazione, che per alcune spese ci sia sempre spazio e per i nostri territori e le esigenze che hanno i nostri territori non ci siano mai fondi a sufficienza. Siamo qui a commentare, come ricordava precedentemente il nostro capogruppo De Rosa, gli 8 milioni messi per la comunicazione e i soldi per la vostra propaganda non mancano mai. Servono forse per coprire la gestione malsana di tutta l'emergenza Covid, i fallimenti di 20 anni di centrodestra. Servono forse per far dimenticare proprio queste catombe, oppure far dimenticare i concorsi di ARPA, la mensa dei poveri, il pasticcio fatto coi difensore civico, rimborsopoli, per far dimenticare magari la delibere sull'RSA, oppure per far dimenticare tutto quello che non ha fatto o ha fatto male Aria, il fatto che non funziona il fascicolo sanitario elettronico, eccetera, eccetera, eccetera. Soldi, fondi, 8 milioni che si trovano come per magia, come i 25 milioni che si trovano per pagare un progetto dell'autostrada Cremona-Mantova che doveva essere tutto a carico del privato se non con un piccolo contributo della regione, di cui se ne parla di 20 anni, 25, ma non sappiamo nemmeno se si farà, però sono pronti 25 milioni di euro per acquisirlo, per magia, da un giorno all'altro. I nostri territori invece stanno chiedendo altro, stanno chiedendo sanità per il territorio, stanno cercando vicinanza e aiuto per le famiglie che hanno persone con disabilità, stiamo cercando controlli, chiedono controlli ambientali, chiediamo presidio sanitario, presidio epidemiologico. Invece forse voi continuate a aver bisogno di fare propaganda, ecco dove finiranno quegli 8 milioni, caro Max. Finiranno in propaganda, come al solito, per rifarsi una verginità, per farsi belli con l'eccellenza dei lombardi, non la vostra eccellenza, perché voi vivete dietro questo specchio, usate i lombardi come paravento e avete bisogno di questi soldi ulteriori che si sommano agli altri 24 milioni che già avete messo nel 2019 per iniziare a fare la campagna elettorale. E allora dietro questi cartonati, dietro queste quinte che voi volete costruire con le informazioni sui social, magari per far diventare vostre magari anche le medaglie che vinceranno i nostri atleti alle Olimpiadi, come manca solo la foto del presidente Fontana con in mano la coppa degli europei, solo per prendere i meriti di qualcun altro, non i vostri. E allora vi ricordo cosa succede dietro questa narrazione, cosa succede nei nostri territori, cosa succede nella provincia di Cremona, nell'Odigiano, nel Mantovano, nel Basso Bresciano, territori che voi avete dimenticato e che, parole vostre, sono i territori sfigati per voi. Quali sono i territori sfigati dove non arriverà ancora un treno? Perché nella pianificazione di Trenord i treni lì non arriveranno mai, perché è un bacino poco interessante, è un bacino che non ha i numeri che vi interessano. E vi dimenticate magari che nelle nostre province si soffoca, vi do qualche numero. Abbiamo il peggiore dato a Cremona per le patologie respiratorie,
oltre il 20% in più rispetto alla media della nostra regione, il 23% in più di leucemie. Abbiamo avuto nel territorio cremasco tra il 2015 e il 2019 8.241 decessi per tumore ai polmoni, leucemie e patologie cardiorespiratorie. E in parallelo, mentre voi spendete soldi per un progetto dell'autostrada che mai forse si farà, o per 8 milioni per la vostra propaganda, o per la pedemontana, e chi più ne ha più ne metta, succede che nella provincia di Lodi, per esempio, per il confronto dato 2019 sul 2020, abbiamo il meno 89% di colonscopie eseguite nei nostri ospedali, meno 69% di mammografie. A Crema va meglio, meno 64%, meno 46% di esami cardiologici. E questo è l'equilibrio e il virtuosismo e la virtuosità del sistema lombardo sanitario e l'aiuto che ha dato il privato a gestire questi problemi, dove si soffoca, si muore, ci sono patologie e ci sono ritardi inaccettabili per i nostri territori. Ma voi preferite guardare ad altra parte, cercare di fare propaganda come al solito, farvi belli col lavoro portato avanti dai lombardi, con i sacrifici dei lombardi, che vanno avanti nonostante voi, nonostante voi. Oppure siamo quelli dei territori dove chiudete i punti nascita, dove non avete fatto un PREST dal 2015 e l'avete scritto voi nella legge 23 che dovevano nascere i PREST. E siamo qui ancora a promettere che faremo ora le case della comunità. E cosa ci raccontiamo tra 5 anni? Quando invece l'emergenza era mettere subito i soldi che avevamo a disposizione per seguire queste emergenze. Io vengo dai territori dove bisogna aspettare 9 mesi per fare una gastroscopia, e se hai i soldi in tasca li puoi far subito dal privato, altrimenti ti aspetti e ti metti in coda. E magari nel frattempo il tuo tumore va avanti. Preferite girarvi dall'altra parte. Presidente Fontana non è ancora in aula. Manca da mesi in quest'aula. E anche oggi non è capace di stare seduto più di 5 minuti a ascoltare gli interventi di noi consiglieri di opposizione. Questo è l'atteggiamento che voi avete. Siamo le persone che arrivano dai territori dove mancano i medici di medicina generale, dove chiudono dei centri di ricerca d'eccellenza come a Crema, perché c'è il disinteresse da parte di questa politica e di questa amministrazione che promette solo parole, vota degli ordini del giorno dal 2018 e poi non porta avanti le promesse. Siamo quelli che abitiamo nei quartieri, magari intorno a Cremona, dove ci sono i peggiori dati sanitari, dove i cittadini non vengono ascoltati nelle loro esigenze, e voi continuate a dare gli schiaffi con questi bilanci, con queste promesse che sono solo promesse di propaganda. Quindi questo volevo ricordare al presidente Fontana, che non c'è, che non c'è, che non c'è mai, e forse proverò a trovarlo, lo cercherò su Facebook, magari che pubblica il nuovo post sulla nazionale di calcio. Questa è la comunicazione che serve a Regione Lombardia per rifarsi la verginità, per cercare di ripresentarsi con un'altra faccia fra un anno e mezzo. Ma io credo che i cittadini lombardi hanno capito di che pasta siete fatti. Abbiamo tanto lavoro da fare e bisognava iniziare a farlo già da questo bilancio, non aspettare ancora 6 mesi e magari un anno e nel frattempo cercare di raccontare una Lombardia che non esiste, se non nelle vostre narrazioni. Abbiamo tanto lavoro, colleghi, buon lavoro a tutti, spero che la discussione possa portare questa giunta a tornare sui suoi passi, e buon lavoro anche ai portavoce che in Camera e in Senato iniziano oggi a discutere in Commissione Giustizia la riforma Cartabia, quella nefandezza che so che trova il vostro appoggio, ma che noi come Movimento 5 Stelle contrasteremo, come contrasteremo questo bilancio in aula. Grazie.